Nelle future puntate italiane, il sailor dopo essersi scambiato un bacio con Flora ammetterà il tradimento alla moglie Rosina. Nuovo appuntamento dedicato alla famosa e appassionante serie televisiva di origini spagnole Una vita trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Sono in arrivo delle novità, perché nei futuri episodi italiani giungeranno da Caracas 38 i nuovi proprietari della Deliciosa provenienti dall'India. Stiamo parlando di Inigo e Flora Cervera, che porteranno una ventata d'aria fresca nel paese. Vi anticipiamo che il primo farà breccia nel cuore di Leonor Hidalgo, che grazie al nuovo arrivato ritornerà a sorridere dopo aver sofferto molto per la scomparsa del marito, invece la seconda porterà scompiglio nella vita di Liberto. In particolare quest'ultimo che in passato ha dimostrato di avere un debole per le donne, indipendentemente dall'età, tradirà la moglie Rosina con Flora. Una vita, la morte di Pablo, la partenza di Maria Luisa e Victor. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda sugli schermi televisivi italiani tra qualche mese, Pablo uscirà di scena in modo drammatico. Il fratello di Manuela morirà tra le braccia della moglie Leonora a causa di un terribile sisma, invece la coppia formata da Victor e Maria Luisa avrà un lieto fine. Nello specifico i coniugi Ferrero dopo essersi sposati raggiungeranno Leandro e Giuliana a Parigi, ma prima di partire affideranno la Deliciosa a Flora e Inigo. I nuovi proprietari della cioccolateria si faranno subito notare dagli abitanti, ma dopo aver dato l'impressione di essere marito e moglie, si riveleranno essere fratello e sorella. Fin da subito Inigo mostrerà un particolare interesse per la figlia di Rosina, mentre Flora punterà gli occhi su Liberto. Liberto e Flora si scambiano un bacio, Rosina finisce in prigione. Le anticipazioni spagnole ci rivelano che la giovane Hidalgo riuscirà a superare il decesso di Pablo grazie a Inigo, perché tra di loro nascerà qualcosa di molto importante. Successivamente la sorella di quest'ultimo approfitterà di una rivolta dei lavoratori, per conquistare il nipote di Susana. In particolare Flora si scambierà un bacio con Liberto, che dopo aver commesso questo gesto, sarà assalito subito dai sensi di colpa. Il sailor per poter dormire tranquillamente, deciderà di confessare la verità alla moglie, dato che le dirà di averla tradita con la sorella di Inigo. Purtroppo Rosina quando apprenderà cos'è successo tra suo marito e la nuova proprietaria della Deliciosa, perderà le staffe. La Rubio senza pensarci due volte aggredirà Flora finendo in prigione. Purtroppo la vedova di Maximiliano si rifiuterà di perdonare Liberto, ma dopo aver ricevuto la visita della sorella di Inigo in carcere, dimostrerà di tenere ancora il consorte, perché non riuscirà a controllare la sua gelosia.